Ciao streghette, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo 6 cose fondamentali da fare per purificare casa. Innanzitutto vediamo perché c'è bisogno di purificare casa. Questo lo dico sia per i profani, diciamo così, cioè per le persone che magari non credono nelle energie. Però vi spiego perché la casa ogni tot tempo va purificata. Ogni ambiente ha una propria energia. Pensiamo per esempio, che ne so, a quando siamo in casa, no? A quando siamo felici, a quando siamo tristi, a quando siamo arrabbiati, a quando litighiamo, tutta l'energia che buttiamo fuori, quella positiva e quella negativa, resta nella casa. Spesso piangiamo, urliamo, litighiamo. Queste emozioni, queste sensazioni che proviamo restano nella casa o comunque nell'ambiente di lavoro dove siamo, insomma, restano. E stesso noi a volte energeticamente vibriamo in maniera positiva o vibriamo in maniera negativa. Ecco, noi emettiamo delle onde, anche noi emettiamo delle onde, non solo l'universo, anche noi emettiamo delle onde. Quindi tutto quello che viene da noi resta nella casa. Quando è energia positiva è costruttiva come cosa, quando è energia negativa è distruttiva. Vi faccio ancora un esempio. Vi è mai capitato di entrare in una casa di una persona o anche in un albergo, comunque in un nuovo ambiente e sentirvi a vostro agio, sentire come dire, come se ci fosse aria pulita, quindi sereni, tranquilli, sentirvi veramente a vostro agio, come quando dite mi sento a casa. E a volte vi capita il contrario, e sentite magari l'ambiente pesante, soffocante, vi sentite tesi, o addirittura come è capitato a me una volta, nel Palazzo Reale a Caserta, mi mancava letteralmente l'aria, e quindi mi sentivo soffocare. Ecco, nel primo caso è un ambiente pulito energeticamente, si sta bene, ci sentiamo a casa nostra, sentiamo delle belle vibrazioni intorno. Nel secondo caso invece l'ambiente è pieno di energia negativa. Ogni ambiente infatti trattiene tutto quello che avviene all'interno a livello energetico. Quindi dovremmo fare molta attenzione, soprattutto in casa e nel luogo in cui lavoriamo, a come siamo, insomma, a quello che buttiamo fuori. Stiamo parlando di energia positiva e energia negativa. E il tutto sembrerebbe molto olistico, ma invece no, è anche scientifico. Perché? L'energia è fatta di ioni positivi, di ioni negativi, l'aria è piena di campi elettromagnetici, è scienza, no? Quindi ogni ambiente viene influenzato positivamente o negativamente da chi ci abita dentro e dai loro campi energetici. Vi faccio ancora un altro esempio: chi è depresso, chi è frustrato, è energeticamente negativo. E questa energia va a depositarsi praticamente nell'ambiente. E infatti la casa può risultare inospitale. Ripeto, a me è successo di entrare in alcuni posti dove sentivo mancare l'aria. Ho fatto l'esempio del Palazzo Reale, mi è capitato a volte anche a casa di persone, infatti si sono rivelate poi persone estremamente negative. Poi ci sono altri fattori di disturbo che possono essere le entità. Entità poco elevate, entità arrabbiate, vabbè qua non vi specifico che cos'è l'entità, se volete saperlo c'è un video sul paranormale che vi metto nell'info box così capirete di cosa parlo. Entità arrabbiate, poco elevate, cioè energeticamente vibrano molto basse, insidiose. Comunque, al di là di ogni possibile causa di queste energia che sentite pesante in casa o comunque al di là di ogni cosa, io lo faccio una volta al mese e consiglio di farlo quando sentite che in casa l'aria è pesante. Ti consiglio di fare queste 6 fondamentali cose. A parere mio sono 6 le cose fondamentali da fare per una buona purificazione e anche poi vi do un qualche consiglio sulla protezione della casa. Numero 1: mettete tutto in ordine, mantenete sempre l'ordine in casa. Una casa ordinata, consiglio mio. Una casa ordinata è una casa, sembra un po' più tranquilla. Per esempio, io mi rendo conto che quando ho dei casini in casa, impreco. Spesso faccio mannaggia così, mannaggia colì. Urto vicino a una sedia spostata per dirvi, mo vi faccio l'esempio della sedia. Sentite proprio, ah, perché non ho posato ste magliette, si è fatta una montagna. Mi arrabbia sta cosa. Quindi tenete sempre in ordine la casa. Ogni cosa al suo posto, così la troverete anche facilmente e non vi arrabbierete. Il primo consiglio che mi sento di darvi e che per me è fondamentale è di tenere sempre e comunque in ordine la vostra casa. In fondo farlo ogni volta non costa poi tanto. Seconda cosa fondamentale, quando pulite casa con l'intento di purificarla, spalancate tutte le porte, lasciate che esca fuori tutto quello che deve uscire. È vero che in inverno è un po' più complicato, magari aprite le ribalte, non lo so, però spalancate le finestre, spalancate le porte, spalancate quello che potete spalancare, aprite le finestre, soprattutto se è una giornata di sole, ricordatevi che il sole è già un po' purifica, quindi permettete al sole di entrare e spalancate tutte le porte. Terza cosa fondamentale, pulite tutto. Pulite, che ne so,
pavimenti, polvere, togliete la polvere, lavate le finestre, i vetri delle finestre, pulite il bagno, pulite la cucina, pulite tutto quello che c'è da pulire per bene. Ovviamente tutti i giorni si passa l'aspirapolvere, si rifanno i letti, si fa una lavata ai pavimenti, si pulisce il bagno. Quando volete farlo con l'intento di purificare, metteteci anche il vostro intento, cioè spazzate, state spazzando via il negativo, quindi state buttando fuori il negativo. Quarta cosa fondamentale, il sale, che è un grande alleato. Il sale è veramente un grande alleato, è un buon purificatore, assorbe la negatività, quindi lavate dopo aver lavato i pavimenti, ma anche i mobili, non lo so se li lavate con lo spruzzino, se li lavate con, non lo so come li lavate con i mobili. Se li lavate col secchio, con l'acqua e con lo straccetto, dopo rilavateli con acqua e sale grosso. Credetemi, funziona. Veramente vi fa una purificata generale di tutti i pavimenti. Quindi usate il sale grosso e una volta fatta la lavata potete anche metterlo nei sacchettini, nei quattro angoli della casa. Con la planimetria della casa lo mettete nei quattro angoli della casa. Potete aggiungerci anche un po' di fiori di lavanda, un po' di alloro. Insomma, mettete il sale grosso nei quattro angoli della casa, così la proteggete anche. Lavate col sale grosso, dopo la lavata col detersivo, con quello che usate per lavare, come siete abituati, fate una bella lavata, una bella secchiata di acqua col sale grosso e vedete come dopo la casa respira. Mi sta affogando. Quinta cosa fondamentale, usate l'incenso. Una volta pulita casa, una volta purificata col sale, o la salvia bianca, ma potete usare anche la lavanda, potete usare anche l'alloro, insomma un incenso che purifichi. Ho la salvia bianca e passo in ogni stanza per tre, giro in senso orario per 3 volte, dico qualcosa o penso qualcosa che mi porti a ti purifico, sto purificando. Il mio intento è di ripulire ancora di più la stanza. Lo faccio in ogni stanza, il giro in senso orario per 3 volte. E poi il profumo della salvia bianca, ragazzi. Oh, quanto è bello! Quindi purificate ancora, date un'ulteriore purificazione con l'incenso. Sesto e ultimo punto, che è un consiglio da streghetta. Una volta purificata casa, io la proteggo. La proteggo oltre a con i sacchettini di sale, la proteggo con dei sigilli che non posso dirvi. Posso dirvi che potete, per esempio, dove volete fare dietro la porta, con dell'olio specifico, poi ve ne parlerò. Quando parleremo degli oli, potrete disegnare il vostro sigillo. Ricordatevi che voi potete creare i vostri sigilli e che solo voi sapete cosa significheranno e nessun altro potrà saperlo. Potete mettere i vostri sigilli, un vostro sigillo sotto al tappetino d'ingresso di casa, dietro una porta d'ingresso, dietro una finestra, dove volete, insomma, che sia protetto, in modo che la vostra casa Oddio, la schermate completamente. Ecco, questi sono i 6 consigli che mi sento di darvi. Ovviamente l'argomento si può approfondire. Io ho tanto, tanto, tanto da dire per quanto riguarda la purificazione e soprattutto la protezione della casa. Quindi, se volete altri video, se volete nello specifico qualcosa in particolare, chiedetemelo mettendo l'hashtag La Strega Risponde in modo che io vi risponderò nel prossimo video che registrerò della Strega Risponde. Invece, se vogliamo ancora approfondire, quindi punto per punto, possiamo fare dei video specifici partendo dal quarto punto, va? Quindi sale, incenso e sigilli. Questi penso che siano a parere mio quelli fondamentali. Poi ognuno nella sua pratica specifica può fare quello che vuole, però è una cosa che dovete fare. Le persone quando entrano in casa mia dicono sempre che si sentono a casa loro, che la casa è accogliente, che si sentono coccolati, quindi penso che i consigli che vi ho dato, se li seguite, dovreste anche voi avere un buon riscontro, insomma, con gli ospiti, ma soprattutto per voi, per vivere in un ambiente sano, anche dal punto di vista energetico. Se avete altre richieste, ragazzi, io ho cercato di farlo breve, veloce e conciso, perché altrimenti veramente avrei dovuto parlare per ore e ore e ore, però possiamo fare video specifici, quindi richiedetemeli nei commenti, io cercherò di accontentarvi. Per questo video è tutto, spero di aver un attimino soddisfatto la vostra richiesta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!